Beh, c'è stato un tempo in cui si faceva una gara tra le macchine che viaggiavano sull'autostrada appena costruita e i treni più moderni che correvano sui binari. Quando le autostrade vanno avanti, le ferrovie restano indietro. Per troppo tempo le automobili rappresentano il futuro, il benessere, la libertà, e i treni restano associati al passato, alla povertà, ai viaggi scomodi e obbligati. Con l'apertura dell'Autostrada del Sole, il percorso Roma-Milano compiuto su un'automobile di media cilindrata diventa più breve rispetto a quello di un treno rapido, come dimostra una gara organizzata da un giornale dell'epoca fra una Giulietta e il nuovo treno Sette Bello. Ma nonostante tutto, alcuni treni diventano un simbolo nazionale. È quello che succede all'Elettrotreno 300, che le Ferrovie dello Stato ribattezzano col nome di Sette Bello, come in una partita a carte, con il frontale bombato, ispirato ai primi aerei di linea, e con i salottini panoramici di lusso, invidiabili anche su una prima classe dei nostri giorni, un gioiello del design e dei motori. Ai passeggeri a bordo sembra davvero di viaggiare verso il futuro. E il Sette Bello, inaugurato negli anni 50, resterà in servizio per molti anni, simbolo di un'Italia che andava più veloce, ma non per tutti alla stessa maniera. Anche il Sette Bello era un treno per clienti di prima classe e per tratte a lunga percorrenza. Un altro mondo in confronto alle più umili carrozze usate ogni giorno dai pendolari di provincia.